Tutti, eccoci tornati in questo nuovo video con una nuova Surprise. nanna surprise Serie 1. serie 1. Sì, in qualche video precedente abbiamo aperto un'altra nanna surprise serie 1, presa a caso, in cui Chiara aveva trovato, non vi diciamo cosa, se no che sorpresa sarebbe. Quindi vedremo di lasciarvi qui nelle schede quei video. E oggi andiamo ad Adesso. aprire questa che, ovviamente, come si vede dall'immagine, è appunto l'unicorno, appunto, che Chiara desiderava tanto ed è appunto felicissima per averla trovata. Allora, siamo andati al Toys. Allora, c'erano due box. In uno non ce n'erano neanche una, mentre nell'altro ce n'erano due. Quindi, ragazzi, ho avuto un così, un grosso così. Allora, la canuccia è rosa e bianca, ragazzi, come al solito. La cannuccia cade, ecco, come al solito. Come vi ho detto anche negli altri video, si mette qua per poi sparare i coriandoli. Lo vuoi fare? Dai, adesso lo facciamo, Poi dai. pulisci tu, eh. Quindi? Aspetta, dov'è? Ok, eccolo qua. Vabbè, da una parte mangiamolo, poi passa solo. Allora, ragazzi, sono praticamente con coniglietti, orsetti, cuoricini, insomma, così. Ecco. Quindi avete visto come funziona lo scoppio, praticamente. E ti vedi, Marco? E quindi, ecco, ho tolto l'etichetta. Ecco cosa è successo. Va bene, meno male che non era slime, sennò era peggio. Fatto e premesso che potrebbe essere anche carina l'idea di avere delle piastrelle tipo con questo stile, adesso andiamo a vedere La bambola. la bambola all'interno. Abbiamo l'orsetto con il corno dorato glitter. Qui appunto abbiamo anche il moschettone con l'unicorno e le orecchie, tutto rosa. Poi apriamo le blind. Dov'è? Qua. Abbiamo queste scarpine bellissime, ragazzi. Allora c'è praticamente Cos'è? Che l'arcobaleno. lettere sono? CF. Come È CF? CF? No, sono dei Ah. lacci questi, che Ah, ok, lettere. pensavo se cioè, c'era CF Allora, magari. epico. Allora abbiamo un arcobaleno con delle stelline, qui abbiamo i lacci neri e qui di fianco ci sono le ali. Ok. Io invece le ali le porto nel mio personaggio di Fortnite. Ok, poi qua ovviamente c'è il vestito. Abbiamo una magliettina a maniche corte olografica, vedete? Tutta olografica, ovviamente come sono gli unicorni. E poi un vestitino fatto di paillettes, tutte Vi unicornose. permetto una cosa che ovviamente beh, penso che tu sappia già tutto, nel senso perché io so che tu hai visto in realtà un'altra recensione, quindi cari ragazzi dovete sapere che lei già si spoilerà prima le cose, così è vero, vabbè, almeno sai sicuramente le No, più cose e che quindi altro sei perché informata voglio anche. essere informata per spiegare bene le cose, Certo, non è per certo, altro. Allora, certo. adesso. Comunque sì, carina quella roba lì, se non Ah, mi messo scusa. davanti il pupazzo, comunque va No, bene. io perché l'avevo Cioè, fatta prima mi spari i vedere. coriandoli addosso, adesso mi metti davanti il pupazzo, adesso cosa mi fai poi la terza volta? Bacino. Allora, questo è il Ora vestitino. io te faccio giocare a No, Fortnite, grazie. E questa qui è la maglietta che ovviamente va sotto, poi vi faccio vedere come. Dicevo, apriamo l'orsetto. Ovviamente è lo stesso identico colore, a parte qua È simile del del coniglio. coniglio, che ce l'ho lì. Oh, basta ragazzi, perché sennò vi abbiamo già, insomma, spoilerato un pochettino la differenza. C'è una differenza di poco, insomma. Allora, ragazzi, voi dovete sapere una cosa.
Tipo alcuni quando aprono l'involucro, questo qui di plastica, lo buttano poi, dopodiché lo buttano, invece io tiro fuori la bambola, dopodiché per far stare diciamo il peluche nella sua forma originale, esatto, lo si va a rimettere all'interno interno, in modo tale che appunto non diventa piatto, esatto, se no lo utilizzeremo per mangiare. Mi ha guardato con una faccia quando ho fatto questa battuta un po' così stramba, con gli occhi come se mi volesse no, più che altro minacciosi. Volevo più che altro capire il senso di quella tua frase. Il senso? ma le mie battute non hanno senso. Infatti, vengono naturalmente. Guardate. Oddio, che bello. Allora, aspettate. Devo ovviamente fare così. Oddio, bellissimo! Allora, queste calzine con l'unicorno, tutte arcobalenose. Il costume che ovviamente... Poi ha reggiseno e mutanda sempre, qua addirittura ha delle nuvolette. Beh, perché cioè, può esserci sole, ma no, può pure piovere. Cioè, senti i capelli come sono morbidi. Sì. Cioè sono morbidissimi. Sì, sì, sì. Beh, ci mancherebbe che, oddio, che col prezzo stupendo che costano ovviamente. Allora ragazzi, i capelli le facessero male. No, questi devo dire che non hanno difetti, non sono come le LOL. No, meno male. Allora, i capelli sono, vedete, tutti arcobaleno, lunghi ovviamente. Qui abbiamo l'etichetta, ma io poi la tolgo. Mixati di vari colori, appunto, esatto, che vanno appunto dal blu, al giallo, al verde, all'arancione, insomma i classici colori dell'arcobaleno. Poi qua abbiamo la sua card, ovviamente. Come ok, vedete, andiamo a vedere quando è nata, quando... Non so, però... vediamo. Allora, lei si chiama Brittany Sparkles ed è nata il 13 agosto, mentre Alessandro è nato il 29, stesso mese di Alessandro praticamente. Adesso la vado a vestire, gli tolgo questo e anche l'etichetta dietro. Ecco qua. Allora ragazzi, ho dovuto mettere tipo qualcosa dietro per reggerla. L'unica pecca secondo me di queste bambole è che potevano fargli un piedistallo, secondo me. Altrimenti non si reggono in piedi in pratica. E quindi ecco qua. Comunque ragazzi, sono stupende queste bamboline. Sono veramente carinissime. Io comunque mi blocco, cioè nel senso, io della prima serie volevo l'unicorno e l'altra che ho trovato. Della seconda serie mi pare sì, è già uscito il video, sì. L'avete visto, insomma, il video che... Sì, beh, quando, quando esce questo è già uscito, sì, sì, è già uscito. Quindi avete visto che ho trovato il maschietto, tanto sì, se l'hanno visto lo sanno. Della seconda serie vedremo quando uscirà, non so quando. Magari di prenderne una perché mi piaceva il coniglietto, quello azzurro tipo neve. Penso... Se mai usciranno, quando usciranno, penso che prenderò solo lei e basta. E stop. Quindi per questa serie è basta, non ne prendo più. Ok, quindi diciamo che al prossimo giro, che ragazzi, potete preparargli un po' di carote, poi decidete voi se quelle piccoline oppure quelle fatte in padella. Ma in realtà piaceva sia il coniglietto che la gattina nera, perché la gattina nera, cioè il peluscino assomiglia alla gatta di Sailor Moon. Però vedrò, insomma, dai, vedremo poi. Luna. Cos'altro vi dovevo dire? No, niente, basta. Si chiama Luna la gatta di Sailor Moon? Sì. Ma adesso è giorno, quindi che c'entra? No, guarda che identica, veramente. Se gli fai la luna sopra... Ma anche di là sul davanzale c'abbiamo una gattina nera che ci potrebbe somigliare. Mi sembra, sì. Va bene, a parte Sailor Moon, Chip e Chop, Looney Tunes e altri cavoli di cartoni. Ah, aspettate una cosa, voglio farvi vedere per l'ultima volta la checklist, così voi nel post che faremo in community mi direte qual è la vostra preferita, visto che nell'altro video non me l'avete detto. Questa volta lo pretendo perché voglio sapere, sono curiosa di sapere i vostri gusti. Quindi interagite, commentate. Allora, questa appunto è Brittany Sparkle. Vi ricordo ragazzi, per chi non lo sa ancora,
che queste bamboline, dato che comunque i negozi adesso hanno riaperto, queste bambole si possono trovare, cioè il personaggio che vi piace di più in base ai simbolini ai che simboli. Vedete qua. Quindi lei ha questo simbolo qua, poi c'è lui con il rombo, lei ovviamente l'unicorno con questo tipo di glitter. Gli ho fatto vedere tutti così. Ok, ok, perfetto. Quindi ti avete permesso adesso, ragazzi, da un po' che non le faccio, storpiature di questi 5 o 6 nomi. Allora, ragazzi. Porca miseria. Abbiamo lei, questa qui, questo essere un po' così stramba. La pecora nera. La pecora nera, quindi si vede che a scuola non andava molto bene. Vabbè, secondo me era figlia di un contadino, visto che una pecora. È una pecora. E no. Si chiama Minna Moody, potrebbe, è una sottospecie, mezza specie fatta a metà, tagliata a metà fra la Storm Moody di Harry Potter, però non c'è l'occhiolino. Ma... e Minna, non lo so, la pinna, quella che sta in mare, il tonno rio mare, va bene. Poi abbiamo CJ Kudles, questo qua sembra uno scagnozzo di Fortnite. No, che... CJ, no, CJ. Aspetta, CJ Kudles, che è anche Kudles. Questo, questo è una sottospecie di bisametà fra, non sappiamo se la tigre, come si chiama quello lì, quello di, si chiama la tigre di Winnie the Pooh lì. Vabbè. Tigro, ecco, fra tigro, non sappiamo se però è il tigro di Antaro oppure di Winnie the Pooh, oppure potrebbe essere CJ Cutlass, che probabilmente è le parole che dicono in inglese su Fortnite degli scagnozzi, che sono quegli esseri che cercano di ucciderci, insomma. Scagno. E io li dico sempre di Gerola, questo qui dice CJ Cutlass, vai, insomma, è più o meno una cosa CJ, sì. È CJ. Vabbè, Carl Johnson, ho capito, quello di GTA San Andreas, va bene. Poi abbiamo Brittany Sparkles, questa qua, insomma, ha un nome un pochettino migliore rispetto agli altri che abbiamo citato fino adesso, in quanto potrebbe essere il nome di una cantante, quindi Britney ci sta. Spears. Poi abbiamo Sarah Snuggles, questa qua probabilmente ha mangiato troppe volte al McDonald's, perché Snuggles come Chicken McNuggets, quindi con... Ma che vuol dire? Vuol dire. Ok, perché vuol dire tanto? Poi abbiamo Hubber Heart, il coniglio appunto col cuore, forse sarà per questo che ti piace. Com'è che si chiama? Hubber Heart. Heart. British. Ok. E poi abbiamo Roxy Foxy, questa è svizzera, sicuramente con il vestitino rosso. E poi Foxy, perché troviamo appunto la volpe, ma a parte gli scherzi, questa è una cosa vera, troviamo appunto il centro commerciale a Mendrisio del Foxy Town, quindi secondo che me... Che cos'è? C'è un centro commerciale a Mendrisio, Foxy Town, che c'è la volpe come simbolo, quindi secondo me potrebbe essere ma anche... Foxy vuol dire... Ispirata a questo, secondo me, è una mia ipotesi, però potrebbe Vabbè. Essere... Ok... Va bene ragazzi, detto ciò e queste cavolate che spero che vi abbiano fatto piacere, lasciate un like solo per questo, per quello che ha fatto vedere Chiara, direi di lasciare un pollice in giù, certo. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video, scherzo, mettete pollice in su e iscrivetevi al canale se vi fa piacere, ciao! Ciao!